Presentazione, parlo del pacchetto Biblatec, è un pacchetto ancora in fase sperimentale, però è già perfettamente usabile e si propone come la soluzione generale per gestire e personalizzare la bibliografia di un documento composto con LaTeX. Questo è il piano della mia presentazione. Farò una rapidissima introduzione sugli strumenti standard offerti da LaTeX per gestire la bibliografia, evidenziandone i pro e i contro e soprattutto evidenziando invece quali sono i pro e i contro di BibLatex. Poi farò un excursus sulle basi del pacchetto, mostrandone anche alcuni esempi d'uso e concluderò con un cenno agli sviluppi e ai problemi che restano da risolvere. La maggior parte delle persone in questa sala presumo usi LaTeX per i suoi documenti e la maggior parte delle nostre pubblicazioni ha la bibliografia, quindi questo è un argomento che qui è piuttosto importante. Come ben noto, LaTeX offre due strumenti standard per gestire la bibliografia. Il primo è l'ambiente zBibliography, che consente di gestire una bibliografia in modo abbastanza decoroso, anche se non flessibile, perché essenzialmente si tratta di comporla a mano, voce per voce. E poi c'è invece il programma BibTeX, ben più potente, che permette di gestire la bibliografia in modo completamente automatizzato. BibTeX è uno strumento eccezionale e ha diciamo, diversi punti di forza. È potente, è versatile, è molto diffuso e pertanto esistono numerosi stili bibliografici disponibili. Si parla di centinaia e centinaia di stili che permettono di comporre bibliografie conformi a precisi standard. Però BibTeX non è perfetto, ha anche dei limiti. Per esempio, richiede l'uso di un linguaggio ad hoc diverso da quello cui è abituato l'utente di Tech e LaTeX per scrivere gli stili, cioè per scrivere i file .bst che impostano lo stile. Questo è un limite che riguarda i programmatori. Poi ci sono però anche dei limiti che riguardano gli utenti. Il fatto è che BibLaTeX non permette di gestire direttamente le specialità bibliografiche, ma sono necessarie delle estensioni, per esempio. Il solo BibTeX non permette di gestire il formato autore anno, ma si può rimediare caricando il pacchetto NatBib, ben noto. Il solo BibTeX non gestisce i riferimenti finali, si può rimediare caricando il pacchetto BackRef. Il solo BibTeX non permette di avere una bibliografia in più lingue, BabelBib consente di farlo. Ancora, il solo BibTeX non permette di dividere una bibliografia in più parti. Esistono a tale fine diversi pacchetti, per esempio MultiBib e DBUnits. E ancora, BibTeX direttamente non permette di avere i riferimenti con le formule convenzionali, tanto care agli umanisti, BIDEME e OPCIT, dei riferimenti bibliografici in nota e così via. Ecco, a differenza di BibTeX, BibLaTeX si propone come la soluzione definitiva per gestire e personalizzare la bibliografia. Con BibLaTeX è possibile gestire le specialità bibliografiche non mediante estensioni, ma restando all'interno del pacchetto. Ecco, i pro e i contro di BibLaTeX sono in definitiva speculari a quelli di BibTeX. Come BibTeX, BibLaTeX è versatile se non di più. Ma a differenza di BibTeX, BibLaTeX non richiede un linguaggio ad hoc per scrivere gli stili, ma si possono usare gli usuali comandi di LaTeX, e non richiede estensioni, quindi si gestiscono i vari aspetti della bibliografia mediante il pacchetto. BibLaTeX ha naturalmente dei limiti, che ancora una volta sono speculari a quelli di BibTeX, non è ancora molto diffuso e quindi esistono relativamente pochi stili bibliografici disponibili. Quando verrà colmata questa lacuna, ma la comunità di LaTeX è una comunità molto vivace, le cose con LaTeX cambiano molto in fretta, come vediamo anche in questi giorni sul forum, BibLaTeX potrà essere lo strumento che tutti noi useremo, per comporre le nostre bibliografie. Ecco, adesso faccio un'introduzione al pacchetto. Come con BibTeX, le opere, con BibLaTeX sono contenute in basi di dati bibliografiche. Ogni base di dati è formata da record e ogni record è composto da una serie di campi. Qui ho mostrato a titolo di esempio due record, non mi interessano tutti i dettagli, diciamo, di questa diapositiva, semplicemente mi interessa sottolineare il campo URL non standard, che ovviamente permette di scrivere l'indirizzo internet dell'opera,
E il record online non standard che permette di indicare una risorsa disponibile su internet. Ci sono anche degli altri campi non standard, sort key che permette di ordinare l'opera e label che permette di assegnarle un'etichetta. Quindi con BibliaTek esistono record e campi non standard, ce ne sono tantissimi e permettono davvero di rispondere a qualunque esigenza in materia di tipografia. Però passare a BibliaTek non è difficile, anche se si dispone di una bibliografia pensata per BibTeX, perché i campi che non sono più supportati sono mantenuti come alias, quindi la transizione a BibliaTek è in realtà del tutto indolore. Stili bibliografici e schemi di citazione. BibliaTek distingue lo stile della bibliografia tipicamente finale dallo stile dei riferimenti alle opere all'interno del documento, si tratta dei famosi schemi di citazione. Stili e schemi si impostano passandoli come opzione al pacchetto. Nell'esempio considerato in questa diapositiva è stato impostato lo stile bibliografico, BibStyle, autore anno, e lo schema di citazione, CiteStyle, autore anno compatto. Stili bibliografici. BibliaTek offre quattro stili predefiniti che coprono le usuali esigenze: lo stile numerico con etichette del tipo 1, 2, eccetera, lo stile alfabetico con etichette ottenute agglutinando il nome dell'autore con l'anno di pubblicazione, con un risultato analogo a quello che si può avere con l'opzione alfa di BibTeX. Poi c'è lo stile autore anno e lo stile autore titolo usato essenzialmente dagli umanisti. Schemi di citazione. E ce ne sono diversi, quindi ho indicati soltanto alcuni, quelli che ritengo fra i più interessanti. C'è lo stile numerico compatto che automaticamente ordina e comprime le citazioni multiple, quindi si ottiene un risultato analogo a quello che è possibile raggiungere con l'opzione sort and compress del pacchetto NatBib nel modo numerico. Poi c'è lo schema alfabetico, lo schema autore anno compatto, che anche qui permette di ordinare e comprimere le citazioni bibliografiche multiple, avendo un risultato analogo a quello che si può raggiungere con l'opzione sort del pacchetto NatBib nel modo autore anno. Poi ci sono questi ultimi due stili, autore titolo compatto e verboso tradizionale 1, per così dire, che permettono di riprodurre i riferimenti con le espressioni tradizionali bidem e opcit, tipiche di molti lavori umanistici. Ecco, è importante notare che è possibile associare a ogni stile bibliografico più schemi di citazione. Comandi per recitazione, oltre a quelli classici che tutti conosciamo, cite e non cite, ce ne sono di specifici del pacchetto: text cite per recitazioni nel testo e parent cite per le citazioni fra parentesi. Sono comandi analoghi a site T e site P rispettivamente del pacchetto NatBib. A questo proposito ricordo che esiste un'opzione, l'opzione NatBib, che permette di avere una compatibilità quasi totale con documenti la cui bibliografia è scritta in funzione del pacchetto NatBib. Quindi ancora una volta passare a BibliaTeX è molto facile. Comandi per la bibliografia. Ci sono delle differenze rispetto ai comandi standard, ma anche qui una volta che si sanno non c'è niente di cui preoccuparsi. Bibliography non scrive nulla, ma semplicemente dice a BibliaTek dove trovare le basi di dati bibliografiche. E invece per stampare la bibliografia si usa il comando print bibliography. Il comando bibliography style non c'è più perché abbiamo visto che lo stile si imposta passandolo come opzione al pacchetto. Diamo qualche esempio. Riferimenti finali. Non è necessario ricorrere a pacchetti esterni, estensioni, basta caricare BibliaTek con l'opzione backref. Riferimenti cliccabili. Basta caricare BibliaTek con l'opzione hyperref, che in realtà poi richiede l'omonimo pacchetto. Bibliografia multilingue. Ecco, con BibliaTek è molto facile avere una bibliografia in più lingue. Questo è un record, non mi interessano tutti quanti i dettagli, ma solo il campo non standard hyphenation. In questo caso il valore è English e deve essere una delle lingue riconosciute dal pacchetto Babel. E si carica BibliaTek per esempio con l'opzione Babel uguale hyphen e succede che ogni opera viene automaticamente sillabata nella sua lingua. Quindi è facilissimo, elementare, avere una bibliografia, per esempio, che contenga opere in italiano e in inglese. Suddividere la bibliografia per tipo di fonte, ecco, questo è un problema abbastanza classico, affrontato diverse volte sul forum. Può capitare di volere suddividere la bibliografia in due parti. Una
una parte che contiene riferimenti di tipo cartaceo e un'altra parte che contiene le risorse disponibili sul web, la famosa sitografia. Farlo con Biblatec è davvero semplice. Ora, questo non è un esempio completo, però gli esempi completi si possono fare, li ho riportati in un articolo su Ars Technica. Qui la cosa che mi preme è sottolineare appunto lo scheletro. Si usa il comando print bibliography seguito da un filtro. Il concetto di filtro bibliografico è fondamentale in Biblatec, molto semplice, molto potente e anche elegante. Quindi stampa tutte le opere il cui tipo non è online, cioè stampa tutti i riferimenti cartacei. Poi stampa tutte le opere il cui tipo è online, quindi stampa la sitografia. Si possono assegnare dei titoli naturalmente alle opere, alle diciamo, varie suddivisioni della bibliografia, c'è un'istruzione apposita, DefBib Heading, è veramente facile e penso che questo esempio che mostra la struttura diciamo, di un documento di questo genere evidenzia come poi in realtà fare la sitografia con Biblatec sia semplicissimo. Vediamo un altro problema classico, suddividere una bibliografia per argomenti. Può capitare di volere dividere la bibliografia in due parti, una parte che contiene la letteratura di base e un'altra parte che contiene eventuali letture di approfondimento. Ecco, come si fa? Allora, si dichiara nel preambolo, si dichiarano due categorie bibliografiche. Questo è un concetto fondamentale di Bibliate, quello di categoria bibliografica, in questo caso basi e approfondimenti. Poi si aggiungono a ciascuna categoria le relative opere. Il secondo argomento del comando Add to Category è formato dall'elenco delle chiavi delle opere che appartengono appunto alla letteratura di base e agli approfondimenti. Poi si usano ancora dei filtri. Stampa tutte le opere la cui categoria è basi, stampa tutte le opere la cui categoria è approfondimenti. E quindi in questo caso si ha una bibliografia divisa in due, letteratura di base e approfondimenti. È facilissimo e, cosa molto importante, non occorre minimamente modificare la base di dati. Veramente molto elegante. Bibliografie separate per sezione, che questo è un altro problema classico e sentito. Per esempio nella raccolta dei lavori di una conferenza si usa avere una bibliografia per ogni articolo, quindi dopo ogni articolo e non un'unica bibliografia finale contenente tutte le opere, ovviamente. Come si fa a farlo con Biblatec? È facilissimo. Si carica Biblatec con l'opzione ref section uguale chapter. Questo vuol dire che viene iniziata una nuova sezione di riferimenti bibliografici, una nuova ref section, ad ogni capitolo. Quindi essenzialmente si chiude ogni capitolo con il suo print bibliography e in questo modo viene stampata alla fine di ogni capitolo la bibliografia con le opere di quel capitolo. Addirittura esistono anche comandi per rendere l'operazione ancora più automatizzata, ma già questo esempio così semplice permette di capire quanto poi sia agevole, diciamo, fare questa specialità con Biblatec. Questa è una funzione, diciamo, descritta nella diapositiva, tipica di Biblatec, l'indicizzazione automatica delle voci bibliografiche. Si può volere nell'indice analitico, dei riferimenti alle opere, citate nel documento. Come si fa a farlo con Biblatec? Elementare, ancora una volta. Si carica Biblatec con l'opzione indexing. Si fa l'indice analitico con tutti i comandi standard, si chiude il documento, stampa la bibliografia, stampa l'indice analitico. In questo modo, con la sola opzione indexing, succede che nell'indice analitico ci sono tutti i riferimenti alle opere bibliografiche del documento. Quindi Biblatec è eccezionale, gestisce in maniera automatizzata, semplice ed elegante questi aspetti che è possibile raggiungere anche con altri pacchetti, ma non in modo così elegante, così semplice. Queste naturalmente sono solo alcune delle funzioni del pacchetto, che peraltro possono essere diciamo, emulate anche utilizzando le estensioni di cui parlavo all'inizio diciamo, della presentazione. Però poi in realtà Biblatec fa molto di più. Cioè, per esempio, è possibile ordinare la bibliografia in modo molto sofisticato, cioè Biblatec permette un controllo molto sofisticato e avanzato della bibliografia. Con Biblatec si può fare della propria bibliografia quello che si vuole. Che cosa resta da fare? L'unica lacuna da colmare, dicevo, è avere una maggiore scelta di stili e schemi. Però, a mio giudizio, non è così difficile questo punto, per diverse ragioni. Tanto per cominciare, Biblatec, a differenza di BibTeX, non assegna una volta per tutte la lingua
ha uno stile, cioè uno stile bibliografico, un punto BST di BibTeX, ha una lingua che è data una volta per tutte. Quindi se uno per esempio vuole adattare uno stile dall'inglese all'italiano deve mettere le mani sul BST. Invece con BibliaTeX non è così, cioè la lingua viene adattata volta per volta a seconda dell'opzione specificata nel documento. E un'altra cosa, scrivere uno stile con BibLaTeX è più semplice di quanto non lo sia con BibTeX, perché appunto è possibile usare gli usuali comandi di TeX e LaTeX e quindi ottenere risultati anche buoni, anche brillanti, che sarebbe stato impossibile fare diversamente. Con BibLaTeX invece si riesce a farlo. In questi giorni stiamo assistendo sul forum alla nascita di un nuovo stile e ricordo che fare uno stile come quello di cui si sta parlando fondamentalmente era stato, diciamo, impossibile con il solo BibTeX, nel senso che se n'era parlato, si era iniziato, ma poi la discussione si era arenata. Invece con BibLaTeX lo stile è già a un ottimo punto e penso che a breve sarà a punto e diciamo, potrà essere usabile da tutti quanti. Io avrei finito e lascerei lo spazio per le vostre domande. Grazie mille. Immagino che domande ci siano perché l'argomento è certamente interessante. Infatti ne abbiamo una. Il microfono, scusa. È dietro Claudio. Compilazione, generazione di file via GPL. Allora, per quello che diciamo, il processo di compilazione è in realtà simile a quello di BibTeX, cioè nel senso che una volta che tu hai il documento col pacchetto BibLaTeX, se il documento è normale si compila nel solito modo, cioè nel senso che tu lo compili con LaTeX, poi con BibTeX e poi diverse volte con LaTeX. I file ausiliari hanno un nome leggermente diverso, ma essenzialmente c'è qualche dettaglio diverso, ma la procedura per l'utente è la stessa di fatto. Quando si tratta di avere invece una bibliografia separata per ogni sezione, bisogna compilare uno per uno i file, diciamo, del lavoro, ma questo era così anche con BibUnits. Quindi, per rispondere alla tua domanda, essenzialmente il processo di compilazione per un utente è lo stesso che con BibTeX. Quindi continua a usare anche il programma BibTeX? Continua a usare il programma BibTeX, sì. Il programma BibTeX è quello, anche se ci sono delle differenze e gli stili bibliografici, quelli vecchi, non sono più supportabili, nel senso che ci vogliono degli stili, degli schemi specifici, però sì, il programma BibTeX è usato, quindi di fatto poi la compilazione è analoga. Altre domande? You go on with BibTeX, that is for searching for keys in the database. You go on with BibTeX for web, it goes wrong. That is non-multilingual searching and quite poor syntax in bibliography files. Actually, I don't speak English. No, io non ho capito bene, diciamo, se qualcuno ha capito. Can you repeat a little slower? BibTeX is interesting, but its drawback is. But? Drawback. Un difetto. Sì, sì. You go on with BibTeX for web, it goes wrong. For example, when you're taking word searching, for example, io non. Lexicographic correttamente. Beh, quello dipende da BibTeX, ovviamente. Non gestisce correttamente non lo so, diciamo, non gestisce correttamente l'ordinamento alfabetico BibLaTeX. In lingue diverse dall'inglese. Dunque, tanto per cominciare, il pacchetto è ancora in fase sperimentale, è nella versione 0.8. Quindi io adesso non so esattamente se questo difetto viene recuperato.
Io devo dire che, nel senso che non penso che Biblatec abbia dei limiti, diciamo, ulteriori che BibTech non ha. Professore, lei cosa dice? Questi sono limiti di BibTech. Di BibTech, diciamo. Ma con BibTech 8 credo che ci siano meno problemi da questo punto di vista. There should be less problems with BibTech 8, which is 8-bit aware. Probably that question must be addressed with a new version of BibTech or something which is a successor of BibTech. Probably it might be something that your ML BibTech could interface with. From my point of view, this is not a better BibTech, just a better way to process like BibTech, because you don't have much expressive power. You can just get rid of the stack based language of BibTech. That's an advantage, and good news. Hai toccato tanti punti, diciamo, adesso cerco di darti qualche risposta. Dunque, a mio modo di vedere è diciamo difficile avere un unico stile bibliografico che possa andare bene per tutte quante le esigenze. E questo perché gli stili bibliografici dipendono dalla materia, dal documento, a volte sono imposti dagli editori. Però effettivamente, per esempio, in un lavoro scientifico può capitare che non abbia molta importanza, come dicevamo prima, sapere, diciamo, se uno cita un risultato, sapere chi l'ha dimostrato e quando. E allora in questo caso un riferimento numerico va benissimo. Invece in un lavoro umanistico, diciamo, di regola ha importanza sapere chi ha detto una cosa e quando l'ha detta. E allora chiaramente lo stile autoreano nell'ambito umanistico è chiaro che è preferibile ed è anche più usato. Però lo stile autoreano secondo me non si può usare sempre. Naturalmente la condizione ovvia è che si conosca l'anno di pubblicazione. Umberto Eco lì è chiarissimo e dice la bibliografia deve essere moderna, tra l'altro deve essere anche scientifico erudita, dice lui, che a mio giudizio insomma di letteratura umanistica se ne intende. Insomma. Allora in questo caso bisogna ripiegare sullo stile autore titolo, che ha degli svantaggi naturalmente di affollare la pagina, diciamo il numero inverosimile di note al piede che sono scomodissime, cioè. Io penso che sia difficile avere un unico stile bibliografico che possa rispondere a tutte quante le esigenze.
Questa è una cosa. Poi il discorso degli standard, che a volte non vengono seguiti, è un altro discorso ancora. Sono sicuro che esisterà una norma ISO 1 per la bibliografia, e come esistono le norme ISO 1 per la matematica, non sempre vengono seguite, anche perché a volte non sono molto, molto eleganti, insomma, anche perché a volte queste norme, contrastano, diciamo, con la tradizione tipografica. E questo è un altro motivo per cui effettivamente non è semplice uniformarsi, o a volte si tende a non farlo. Per quanto riguarda la facilità di fare uno stile bibliografico, probabilmente hai ragione, cioè nel senso che l'effetto collaterale può essere la proliferazione di stili, diciamo, anche brutti, però non lo vedrei come un difetto, cioè nel senso che il fatto che un pacchetto sia facile da usare e per cui è facile fare anche degli stili, diciamo, secondo me è una caratteristica positiva del pacchetto, anche se effettivamente il rischio che tu dici c'è. D'altra parte, insomma, i documenti fatti con Word sono più brutti di quelli fatti con LaTeX, perché con Word è più semplice modificare i margini, insomma, fare queste cose qui per cui alla fine si tengono risultati orridi. Invece con LaTeX è un po' più difficile e quindi è, diciamo, più difficile fare orrori. Però, insomma, il rischio che tu dici c'è, ma non darei la colpa a BibLaTeX. In realtà, diciamo, delle cose molto simili. Anch'io naturalmente preferisco lo stile autore anno, anche perché, come vedi, lo uso sempre. Insomma, lo stile autore anno rispetto allo stile appunto verboso, lo stile con opcit e ibidem. Il problema è che la metterei in questo modo: se si possono usare, cioè, entrambi, allora darei sicuramente la preferenza allo stile autore anno, che permette di sfrondare la pagina di quelle terribili note. Quando non si può fare diversamente, effettivamente, diciamo così, come sai, insomma, scrivere Platone 2007, io non ho una specie di sobbalzo, diciamo, quando lo vedo, insomma, anche perché lo stile autore anno serve per permettere, a mio giudizio, di sapere subito quando uno ha detto una cosa e chi l'ha detta. Quindi, se poi la data è sbagliata, secondo me viene a cadere come dire, viene a cadere l'utilità di questo stile, o comunque viene a cadere l'opportunità di usarlo. Ancora domande? Il microfono per cortesia. Che per dire a lui, per avviare la discussione tra gli umanisti, che in realtà la flessibilità di questo strumento, io uso un altro programma che si chiama Sì, lo conosco. EndNote, e un altro che si chiama Work Reference, sempre in inglese, e dico la flessibilità invece di questo strumento, che non sia così invece rigido e lo stile sia versatile, permette non tanto di preoccuparsi della standardizzazione dello stile, perché è impraticabile, ma piuttosto di adeguarsi di volta in volta personalmente allo stile anche della collana quale si scrive, perché qui si sta parlando di riviste scientifiche o comunque di libri che sono in collane, che hanno purtroppo delle scelte editoriali che non abbiamo certo noi a standardizzare come scelta, come dire, quasi totalitaria, e direi quasi, anche in realtà, da un certo punto di vista. Cioè, nel senso, quindi se si può invece operare personalmente di volta in volta, secondo della collana, più spesso che andrà a dare,
Sì, dici che sei neofita, quindi in realtà diciamo, sottolineo che il punto importante, il punto forte di LaTeX è proprio questo, cioè il fatto che si separa il contenuto dalla forma. Tu scrivi il tuo articolo, il tuo lavoro, lo scrivi, ti concentri sul lavoro e poi l'impaginazione è fatta, diciamo, è demandata a LaTeX, quindi che il lavoro sia composto con un font, che sia composto con una certa classe, con uno stile della bibliografia, a quel punto è una cosa che non interessa, cioè interessa LaTeX. Questo proprio è il punto saliente del programma che usiamo. Sì, se posso aggiungere, credo che proprio per rispondere a questa domanda si possa scrivere un documento in maniera quasi del tutto indipendente dallo stile bibliografico o dallo schema bibliografico, dipende dallo schema di citazione o dallo stile della bibliografia. E cambiando solo la riga di caricamento delle opzioni di LaTeX. Probabilmente non è così, questa è una visione un po' ottimistica perché... Come sempre con LaTeX, ideale. Sì. Però se si pensa in anticipo alle macro da usare per le citazioni, si modificano, si fa delle versioni personalizzate di queste macro, probabilmente si riesce a ottenere una quasi completa indipendenza dagli stili di citazione che risponde proprio esattamente a questo problema. Non c'è bisogno di abituarsi a un nuovo stile o schema ogni volta, bensì ci si abitua a un solo schema, a un solo stile di scrittura che viene tradotto in diversi schemi di citazione automaticamente. Altre domande? Se non ci sono altre domande, grazie. Grazie a voi. Aspettiamo.